In autunno abbiamo terminato la decima rassegna di autunno letterario a Borso. È stata un'edizione che ha dato molte soddisfazioni, c'è stata parecchia affluenza e presi da entusiasmo, questo inverno abbiamo detto ma perché non ripetere in primavera un'altra rassegna letteraria? Pensa che ti ripensa, Giancarlo innanzitutto, abbiamo detto ma non abbiamo mai fatto parlare, far esporre i libri a cittadini di Borso e ci siamo messi a pensare e abbiamo notato che a Borso abbiamo varie persone che hanno scritto libri ed ecco da qui che nasce la rassegna, dopo casomai anche alla fine lo ricorderò perché saranno per ben 6 giorni eccetto l'11 maggio da qui fino a giugno, ogni giovedì ci sarà un incontro, le parole dei noaltri proprio per indicare che sono gli scrittori che vivono a Borso. Alcuni sono veri e propri borsati, e alcuni, come quello che presenterò questa sera, oppure anche quello che vi sta parlando, siamo dei importati che vengono fuori. Ecco, abbiamo trovato qui 6 persone che danno lustro al nostro paese, e oserei dire anche a tutta la Pedemontana, che scrivono dei libri. Non potevamo che iniziare questa sera con Umberto Follina. Perché? Perché Umberto Follina è stato, fino allo scorso anno, il presidente della Commissione Cultura di Borso. Per cui era un atto, oserei dire, dovuto. Non potevamo farlo prima perché era presidente, adesso che non è più, giustamente, lo abbiamo invitato ad esordire, a dare inizio a questa sera, questa rassegna letteraria. Io mi soffermo solo 2 minuti su Umberto. È un fiorentino, un toscano, è stato capo redattore dell'Avvenire, è stato anche per me, credo, vice direttore dell'Adige, presidente di questa commissione, uno dei maggiori collaboratori della parrocchia di Borso, cioè è un uomo con vari titoli. Ha scritto vari libri e stasera presenta 2 delle sue ultime opere. Ora do la parola a Marco, il quale presenterà in particolare l'autore, il suo stile letterario e i libri che ha scritto. Grazie a tutti. Benvenuti. Completerò brevemente la presentazione che ha già fatto John, quindi cerchiamo un attimo di dare alcuni cenni, insomma. Allora abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Umberto Follina. Umberto è nato a Firenze, è cresciuto a Padova ed è passato per varie città, Milano, Roma, Como, Trento. Dal giugno del 2018 vive a Borso e quindi abbiamo il piacere di averlo come nostro compaesano. Ecco, è laureato in lettere moderne, ha insegnato italiano e storia al liceo linguistico, ha avuto appunto esperienze di giornalismo all'Avvenire. In realtà si è occupato un po' di vari temi, ha scritto di cultura, di società, di religione, di costume, di spettacoli e di sport. Ha seguito i viaggi del Papa, ha seguito anche 2 Olimpiadi, ha seguito congressi di partito e ha seguito anche 2 Festival di Sanremo. Peccato. Soprattutto. Ecco, come anticipava prima John Bresolin, ha all'attivo più di 20 tra biografie e saggi, si è occupato recentemente anche del gioco d'azzardo, ma il motivo per cui insomma questa sera siamo qua principalmente è appunto per parlare dei suoi 2 romanzi, perché Umberto, per non negarsi nulla, è diventato romanziere scrivendo nel 2022 La notte in cui Carletto non cantò e Ritorno a 3 tronchi. Allora, Umberto, intanto ti chiedo, questo nome 3 tronchi, da dove salta fuori? Come mai la scelta di un nome così? Dove sei andato a pescarlo? E di Marco, innanzitutto bisogna dire che stasera sta avvenendo un fatto del tutto inedito, che questa... Poi guardate bene chi c'è qua.
io li conosco quasi, non tutti, ma quasi tutti. Questa non è una semplice presentazione, questa potrebbe essere una convention degli amici di Clubhouse, che è una specie di formazione. Potremmo fondare un club questa sera volendo, perché credo che, dato che venderò pochissimo, perché l'hanno già letto tutti, tutti ce l'hanno già nel romanzo. È una cosa che non è mai successa, tanto è un romanzo uscito ormai primo da 10 mesi, quindi sono veramente felice di vedere che tutti quelli che mi hanno detto sì sì verrò sono effettivamente venuti. Di solito non succede proprio così, comunque stasera è successo. No, per te Tronchi, no, non sto illudendo una domanda, non sono uno che illude, sono illusivo io. No, sto cercando di tirare le tre lunghe però. Allora, per Tronchi ho voluto mettermi in difficoltà, nel senso che, come avete già capito, io con la T, la R vicino alla T, ho dei problemi. Li ho sempre avuti, nel senso che quando dico cioè, insomma, da qui mi esce fuori, ho provato a chiudere appena da bambino, ho provato ad educarmi anche con modi di costanza, non c'è niente da fare, ho la R che ha dei problemi. Allora, a me piace scherzare, fare dell'ironia, dell'umorismo, prendere anche in giro gli altri, però sono convinto che puoi permetterti di fare dell'ironia sugli altri, talvolta anche un'ironia pesante, perché purtroppo ho un 50% di sangue livornese, che è mitigato da un 50% di sangue livornese, ma quando prevale quello livornese sono guai, e quindi divento polemico, sarcastico, non sento dire, dai risposte, non sento dire fin da quando ero bambino, ma cioè, credo che sia vero a questo punto, dopo più di 60 anni che me lo dicono, però posso permettermi di essere ironico e spiritoso sugli altri se lo sono innanzitutto su me stesso. E quindi ho cercato un nome che mi mettesse in difficoltà. Tutto qua. Quindi mi piaceva molto. C'è un paesino vicino a Padova, esattamente a metà tra Padova e Colliugani, la strada che va a su al Teolo, la classica strada dei ciclisti, con la fontana di Teolo, che è il classico punto di raduno dei ciclisti che fanno la salita verso i colli. Che si chiama Tre Ponti, e a me piaceva moltissimo questo paese Tre Ponti, dove passavo mi domandavo, ma questi ponti dove sono, questi Tre Ponti, perché hanno voluto dare un nome al paese di Tre Ponti, cosa hanno di importante questi Tre Ponti, perché sono famosi, perché cosa è accaduto attorno a questi Tre Ponti, sono certi che scrivono un romanzo su questi Tre Ponti di fantasia. E a quel punto, guardando sull'indice dei comuni italiani, ho visto che c'era Tre e qualcosa, ma mancava Tre Tronchi, che è doppiamente mettermi in difficoltà, perché Tre io non riesco a dirlo. E adesso, notizia dell'ultima ora, sto per cominciare a scrivere Tre Tronchi Tre, quindi è una cosa impronunciabile per me, ma il motivo è quello. Il motivo è anche che mi consentiva questo nome di inventare le leggende attorno a Tre Tronchi, perché una volta trovato un bel nome per il paese immaginario di una pedemontana immaginaria, hanno cominciato a chiedermi dov'è Tre Tronchi, se è Bolso, se è Consulente, se è Spano, se è Fonte, se è Romano, non esiste, è un paese immaginario di una pedemontana immaginaria, siamo nel terreno della fantasia, siamo a feria, direbbe Tolkien, però certo alcune cose si riferiscono a fatti e a personaggi reali, ma non tutto ciò che accade casualmente è casuale, quindi non rispondo di nulla. E Tre Tronchi mi dava la possibilità, la prima cosa che ho fatto è cercare di spiegare a me stesso perché si chiama Tre Tronchi. E quindi ho immaginato tre leggende legate a Tre Tronchi, quella degli Unni, dell'Uno di Mezzato, naturalmente sono tre Unni, c'è una fissazione dei paesi, gli abitanti di Tre Tronchi per il numero 3. E quindi queste tre leggende che sono tre, ci sono i tre Unni, poi c'è una leggenda vagamente clericale e una leggenda decisamente antica. E quindi attorno a Tre Tronchi, qua Tre Tronchi dovrà pure avere un santo patrono, e chi è, da dove viene, che storia ha, ed è una storia che per i pochissimi che ancora non ho letto non farò spoiler, ma mi sono molto divertito, sono anche con una certa crudeltà in inventare la storia del santo patrono e di Gino che svela l'identità di Sancino il patrono di Tre Tronchi, e perché Tre Tronchi ha un sindaco, un parroco, bla bla bla, tanti abitanti, e che dire, basta. Questo è un romanzo in cui ci si perde, io ho dovuto fare l'elenco, all'inizio trovate l'elenco di circa 60 protagonisti, ma mica per voi, l'ho fatto per me, perché mi perdevo.
non mi dimenticavo di dire adesso quello che si chiama, cosa fa, di chi è parente, e intanto consultavo lo stesso casino che avevo combinato nello scrivere. Però mi piace dire che è un romanzo popolare, perché? Perché è per il popolo e per tutti, non si dà aria di intellettualismi, è facile da leggere, ma poi se volete approfondiamo il tema della facilità della lettura, dove sono particolarmente polemico. E poi soprattutto è popolare perché il protagonista è il popolo, non c'è un protagonista unico che si erge, ma c'è un popolo. Dandomi un po' di tono potrei dire che è un romanzo del Tiano, perché mette in scena una grande folla. Ecco, Tre Tronchi compare nel primo romanzo, Raminga nel secondo romanzo, anche Raminga chiaramente una località inventata che non esiste, nel senso nelle carte geografiche non la troviamo da nessuna parte. È un boscaccio. Raminga Sassolonico, con il suo boscaccio, poi ci sono, sì, una cosa, sono dei posti, come dico, come spiego, è l'unico paese veneto in cui il Giro d'Italia dal 1906 poi non è mai transitato, è l'unico, è passato comunque, è l'unico, sono sfigatissimi, il paese proprio dove mai nessuno ci passa. Ecco Umberto, non si capisce bene, ma i tuoi sono grandi o poveri? Perché ti dico, a volte si sorride, a volte si ride di gusto, e a volte però il tono si fa più serio se non serissimo. Non lo so, cioè, sono tutte e due le cose, nel senso che mi sono sì, divertito, poi quando ci sia riuscito sono i lettori che devono giudicarlo, a cambiare improvvisamente di tono, passare dalla commedia al dramma, far ridere ma anche far piangere. Il complimento più bello è di un lettore che mi ha scritto, mio amico, mi ha detto come ho pianto quando ho finito quel capitolo, ho detto bravi, ma ce l'hai fatta, l'hai fatto piangere. È uno un cuore duro, quindi se faccio piangere lui, chissà quante l'hanno pianto. Qualcuno di voi ha pianto ogni tanto. Vabbè, noi non ditelo che poi mi deludete, mi togliete questa illusione. Far piangere, far ridere. Io credo che il vero umorista è colui che, e io sono un apprendista umorista, è colui che riesce a passare repentinamente dal tono del dramma al tono della commedia. Vi faccio un esempio illustre, il massimo a cui tendiamo, cerchiamo di arrivarci e proviamo. Pensate a Cervicelli, pensate al grande dittatore. Nel grande dittatore ci sono delle pagine che sono delle gag umoristiche, sono delle pantomime. Vediamo lo shadow delle comiche, quando viene seguito dalle camicie brune, oppure quando la prima scena iniziale della battaglia, quando è artigliere il gioco con la bomba, e lì siamo proprio nel terreno dell'impasta. Non c'è un significato recondito, profondamente un messaggio culturale, però, se pensate al finale del grande dittatore, il monologo sulla pace, quella è una pagina altamente drammatica, meravigliosa. Si passa dalla risata, e per chi è particolarmente sensibile, quello di un monologo può muovere anche la lacrima. Ecco, quello è il modello, probabilmente inarrivabile, però poi ci sono altri modelli. Quindi mi piace pensare di aver trovato, c'è ad esempio un breve capitolo sulle leggende di Tre Tronchi che ho pensato a un cartone animato. Ecco, se non fosse fatto un film, non si potrebbe filmare quella scena, l'incontro di Giacomino con i tre mummi, l'unica è con il cavallo e la gallina Drusilla, la gallina padovana, dove ho compiuto un errore storico clamoroso. Ho messo la gallina padovana nel V secolo d.C. Ora è noto, come tutti voi sapete, che le galline padovane non si sa bene quando sono apparse a Padova, ma certamente non prima del XVII secolo. Si dice che l'abbiano portato gli studenti universitari polacchi, che non si fidavano tanto della bontà delle galline italiane, che sono portati pollastri, polacchi, ma queste sono ipotesi. E invece io dovrei far datare di 12 secoli, sperando che nessuno fosse un filologo dell'olivicoltura, perché finché mi frega, mi dice, Folenda, lei è un mentitore, perché le galline padovane con gli uni non possono avere a che fare. Ma comunque, dai. Ecco, ho letto molte leggi
recensioni, faccio una piccola parentesi, mi è piaciuto un tuo passaggio dove dici il romanzo è come una torta a tanti strati, soprattutto ci sta lo zucchero dell'umorismo e del divertimento, ma scavando e scavando si trova molto altro, quindi appunto che è detto. Ecco, fra le varie recensioni, allora ho letto le recensioni di Antonia Aslan su Famiglia Cristiana, da quella di Antonia Aslan su Famiglia Cristiana a quella del Giornale di Vicenza. Ecco, allora, Umberto, c'è chi ti ha accostato a Guareschi, chi a Meneghello, ma io ti chiedo, ti sei ispirato a qualcuno in particolare? Ma io no, ma questo romanzo su commissione è una cosa importante, non so se vi può interessare. Io ho in mente di scrivere un romanzo, come penso il 90% della popolazione alfabeta italiana, come quando avevo 20 anni. Ho anche degli appunti, ho anche dei pizzicotti di percorso, ma probabilmente, anzi senza, qui sto facendo una confessione, come se fossi da uno psicanalista, senza probabilmente, non avevo sufficiente autostima, non l'ho mai avuta. Per tante piccole cose, piccole grandi, piccolissime imprese che ho compiuto, se ci ripenso è perché qualcuno mi ha dato un energico calcio del sedere. Io non potrei fare il paracadutista, o lo potrei fare se chi è dietro di me e dicessi: senti, quando siamo al punto giusto, dammi la spinta perché io da solo non vado. In questo caso la spinta è stato l'editore Ancora, con il quale collaboro da più di 20 anni, e ho scritto delle cose molto belle, che un giorno, incredibilmente, inaspettatamente, ha detto: vogliamo cominciare una collana di narrativa, e mi piacerebbe il padre Giuliano Fede, che purtroppo è un religioso paroniano, che adesso però ha cambiato nel tutto, proprio il mio direttore, vorremmo che tu cominciassi con riscrivendo, rifacendo il mondo piccolo di Giovannino Guareschi. Ma qua la fa gelare il sangue delle vene. Cosa vuol dire rifare il mondo piccolo di Giovannino Guareschi? Tanto non si nulla va rifatto, si può vagamente ispirare, ma poi sono passati 70 anni, l'Italia è cambiata una, due, tre, quattro volte, non ci sono più quei giganti, quelle figure che giganteggiano come il parroco Don Camillo, il sindaco. No, sì, lo così, cioè giganteggia, vabbè, ma comunque questa è l'eccezione qui, probabilmente come Don, come Peppone, nulla a che fare con il nostro sindaco, ma comunque non ci sono più quelle figure titaniche che dominano il campo, e quindi che fare? Però è una sfida che ho accettato, quindi certamente, avendo letto Guareschi e considerandolo fra i 10 maggiori narratori italiani nella top 10 della narrativa italiana del Novecento, è chiaro che per me è stato un piacere, dovendo risolvere quei passaggi, farmi questa domanda: Guareschi qui come si comporterebbe? E poi non so, non sono nella testa di Guareschi, però certamente il fatto che qualcuno che non sa questa storia, che non sa l'ingaggio che ho avuto, mi dica: ma mi sembra di sentire Guareschi, per me è una cosa che riempie di gioia, perché vuol dire: beh, infatti ci sono riuscito. Meneghello mi sembra eccessivo, siamo alcuni giganti della letteratura veneta, però Chesterton, certamente ci sono alcune mie letture, ce n'è anche un'altra che non credereste mai, che dico sottovoce, ed è Emilio Salgari. E cosa c'entra Emilio Salgari, Sandokan, il ciclo della giungla, cosa va meno con Tre Fronti? Non c'entra nulla apparentemente, ma c'entra in quello che è della torta, la questione della torta. Ossia, la prima dimostrato è: divertitevi. Il gioco che propongo ai miei lettori, propongo me stesso e ai miei lettori, è: divertiamoci. Vi lancio una sfida, cominciate a leggere il mio romanzo e farò di tutto perché non riuscite a smettere finché non arrivate all'ultima pagina. Utilizzando anche delle tecniche strutturate, che sono tipiche anche delle fiction televisive. Una puntata finisce col proiettile che parte, finisce a mezz'aria, top, devi aspettare una settimana per sapere dove è andato a finire il proiettile. Ma al di là di queste tecniche
che ti fanno, che sono l'origine del binge drinking televisivo, ossia che si fa, e io sono uno di quelli che si spronza con le serie, adesso lo farò con The Mandalorian, hanno aspettato che finisse tutto e me lo guarderò tutto di fila in due serate facendo notte, perché mi piace ubriacarmi di una bella fiction, e io spero che anche voi vi siate un po' ubriacati per alcuni ore dei miei romanzi. Non so se ci sono riuscito, ma il tentativo è questo. Il primo stato è il puro semplice divertimento. Divertiamoci. È sbagliato divertirsi? Ha qualcosa di negativo una letteratura d'evasione? È meno importante della letteratura importante, seria, dei libri che verranno pubblicati, dei Naudi, Mondadori, Feltrinelli, che vincono i premi? Non lo so. Guardate che è molto più difficile partire dalla complessità prendendola semplice che non rendere complesso qualcosa di semplice, come fanno tanti autori. Talvolta il fare fatica, lo sforzarsi, è ritenuto un merito da parte del lettore, dire: ah, com'è profondo, com'è serio, com'è di valore questo autore. Sì, un po' magliosino. Ma no, ma perché valore? Perché devo, sono io che mi devo impegnare a sforzare per elevarmi all'altezza di questa prosa terribilmente complessa. E a volte è così, non sto dicendo che non sia così, ma molto spesso non è così. C'è semplicemente una scarsa attenzione del grande autore pieno di sé nei confronti dei poveri lettori che non contano un buco. Poi c'è il secondo strato, però, dopo il divertimento puro, io spero di divertirvi, sotto, fermandoci e ragionando, sotto c'è un secondo strato, e qui c'è, io spero che sia evidente, una precisa visione della persona e della società e della comunità. Se vogliamo schematizzando, dopo finisco Marco, ci sono, sto veramente molto schematizzando, quindi compiendo un po' di ingiustizia, ma ci sono due grandi forze che si confrontano nella saga di Petroni, quella dei costruttori e quella dei distruttori, di coloro che cercano di costruire legami stabili, solidi, di ricostruire una comunità che a Petroni, per qualche motivo che non so neppure io, perché i personaggi non me l'hanno raccontato, e non posso raccontarvi quello che loro non mi hanno detto, comunque non c'è più un paese disfatto, dissolto, e c'è un gruppo di persone che a poco a poco attorno a un parroco che è semplicemente un catalizzatore, qualcuno che raduna le forze e basta. È un leader morbido, un leader debole, il leader che piace a noi, che raduna queste forze, cerca di ricreare comunità e costruisce e fa. E poi ci sono le forze della disgregazione, della distruzione, che hanno interesse a far sì che le persone siano sole, isolate, un po' preda dell'ansia, deboli, perché così sono più facilmente controllabili, in preda alle lusinghe del mercato e in preda anche alle facili, banali proposte politiche. E questo però confronto non si esaurirà mai. Io non so quanto andrà avanti la saga, però tra pochi giorni comincerò a scrivere la terza puntata, il terzo capitolo, che uscirà esattamente fra un anno, promesso. E voi dite, ma come fai a essere sicuro che esci di riuscire a scrivere un tempo? Beh, perché facendo giornalista era qualcosa che abbiamo imparato, facevo poi inviato. Io mi mandavo che si davano un certo numero di battute e un certo orario entro cui mandarlo, non ho sgarrato una sola volta, mai, neppure una volta. E siccome qui c'è il mio ex direttore, può trasmettere, insegna il coraggio, ma non è coraggio perché non sa che non è così. Perché sapevano che dandomi, magari l'articolo non era un granché, era dimenticabile, però arrivava puntuale. E ad Ancora chiedono le cose perché arrivo puntuale. Quindi ci sarà tra 3 anni, ma questo confronto è eterno. Ci sarà sempre, a volte si vince, a volte si perde. Chi ha letto il primo romanzo sa che non finisce bene. Lo stesso Don Ulisse, che potrebbe essere uno dei protagonisti principali, non è un vincente. Ha un primo confronto con un vilain, un cattivo, e perde. Ha un confronto con il Bergadini, imprenditore delle galline e delle uova, e rimane clamorosamente sconfitto. Poi va dal Riccone, un cattivo, veramente cattivo, un mentitore, e Cavalier Cipressi. E da questo confronto
fatto, non è riuscito a combinare niente. Per di più, alla fine, convocato dal suo vescovo, viene spedito per punizione nell'ultimo paese in fondo, nell'ultimo buco della montagna, che è qualche montagna qui vicino, per punizione. E finisce così. Qualcuno ha detto, ma finisce male. Anche Sando cambia il primo romanzo, viene cacciato da Montrace. Perché? Perché Sagare dovrebbe avere 4-5 romanzi per costruire la vendetta, la vincita e farlo tornare da Montrace. Se prima non lo fa cacciare, non ci può ritornare. Le saghe sono sempre così, si finisce con un'apparente sconfitta, perché poi possiamo godere degli sforzi del protagonista per avere la propria rivincita. Mamma mia, che cosa sto dicendo? Vabbè, dai. Allora, come dicevi prima, i migliori romanzi nascono per divertire, e tu stesso è evidente che ti sei divertito nello scrivere queste storie. Allora, sono romanzi da leggere tutto d'un fiato, lo consiglio, io l'ho fatto e sono divertenti, tutto d'un fiato, vale la pena. Mi soffermerei aspetti o particolari che ho trovato particolarmente interessanti, alcuni aneddoti che ti accanisci, perdonami il termine, insomma, in modo particolare. Li leggo lentamente così, insomma, anche voi visualizziate un po' l'immagine di queste scene. La parrucca dell'Armida saltata come un ghiacciaio alpino pugnalato dal riscaldamento globale. Nel secondo romanzo, a pagina 15, l'ape poker con il motore strillante come un baritono accoltellato in una tragedia lirica. Ecco, io allora, leggendo un attimo queste casistiche, queste situazioni, riuscivo un po' ad immaginare il baritono agonizzante, voglio dire, quindi è interessante, appunto, perché all'interno dei tuoi romanzi si trovano sempre, appunto, questi aspetti particolari, no? Voglio dire, adesso sicuramente i presenti qui avranno in mente altre casistiche. Ma tu sei una carogna, però, veramente, perché beh, cerca proprio. Sono delle iperbole, non ce ne sono moltissime nel romanzo, sì, mi piace talvolta esagerare, sperando così, attraverso l'esagerazione e l'iperbole, di creare un effetto comico. Non so se ci sono riuscito, ma creare delle immagini è estremamente difficile, perché se crei un'immagine banale ottieni l'effetto contrario, cioè il lettore dice, beh, adesso io dovrei ridere qui, ma questa non fa ridere per niente. È come raccontare una barzelletta, la cosa più tragica è quando ti guardano e ti dicono, e poi? Ecco, perché tutto si può spiegare tranne le battute o le barzellette. Sì, a me piace ogni tanto creare, ma la parrucca della vita, ci tengo però a precisare che avevo questo problema narrativo. Armida, che poi ogni nome che troverete, alcuni mi ricapiscono da solo, perché fanno parte della mia vita personalissima, non mi capisco io, ma l'Armida, è un omaggio ad Armida Barelli, beata Armida Barelli, quindi io vedo una lunga militanza in Azione Cattolica, dovendo scegliere un nome femminile, mi sono detto perché no. Armida è una donna ferita, più volte ferita. Ferita perché ha una madre terribile che non l'ha mai amata, probabilmente non l'ha mai baciata né accarezzata. E si cresce male, si cresce con una ferita con la quale fai i conti per tutta la vita. Ci devi fare i conti. È ferita perché ha un tumore, guarisce, però in seguito alla chemioterapia perde completamente i capelli. È diverso che se un uomo perde i capelli, una donna perde i capelli. Per una donna già di per sé ferita, quindi facile ad essere insicura, facile a indulgere nell'autocommiserazione, la perdita dei capelli è un evento drammatico, che cerca di negare, di nascondere. Quindi quella parrucca
che ha fatto arrivare da Milano e quindi Fonte fa perché è chiarato un po' tutto il paese e tutti la prendono in giro con questa parrucca esagerata che ha in testa, è in realtà il segno, il simbolo di una donna che è profondamente ferita. Nel romanzo però, oltre ad aver ferito una donna, sono un po' come Dio che creo le persone, creo le ferite, le faccio star male, ho fatto star male questa povera Armida, Umberto adesso rimedia però, e allora bisogna fargli incontrare un angelo che è sotto le sembianze di un individuo, il meno probabile fra tutti gli individui possibili, un angelo nero che capisce, coglie questa sofferenza e questo dolore e come può, con gli strumenti che ha, con la sua arte, prova a rimediare e Armida gli sarà eternamente grata. Quindi questa parrucca che a un certo punto per la sua disperazione scivola come un ghiacciaio alpino pugnalato, ricordami, ma chi è questo folle che scrive queste cose? Questo linguaggio fiorito, oserei dire, pugnalato dal riscaldamento globale. E capite che allora attorno a questa parrucca non è un semplice effetto comico, ma è un effetto comico che è anche un simbolo del dolore, dell'abisso e della risurrezione di un individuo. O perlomeno così è nelle mie intenzioni, non so se ci sono riuscito. Umberto, accendilo. È acceso. Ah, è acceso. Non so se... Pronto. Pronto. Ci sono due scatti. Allora, parlando di personaggi, ho contato una sessantina di personaggi, anche di più. Col secondo? Sì. Come hai fatto a dirigere così tanti personaggi? Perché sono veramente tanti. Guarda, questa è l'ultima domanda, perché io sono sicuro che fra il pubblico ci sono persone che hanno letto il romanzo e hanno da farmi anche qualche rimprovero, farmi qualche domanda. Può raccontare che cosa ci hanno trovato. Io sono convinto che quando un autore, qualunque autore, un grandissimo autore o un piccolo autore come me, scrive un romanzo, questa storia che ha scritto, che ha raccontato, cammina con le sue gambe, le intenzioni di chi ha scritto contano nulla, conta quello che il romanzo da solo dice al cuore e alla mente di chi lo sta leggendo. E quindi penso, spero che ciascuno di voi che li ha letti alla fine si è arrivato a delle conclusioni, abbia provato delle emozioni diverse. Tutti questi personaggi mi sono messo nei guai, in effetti. Quando ho cominciato a scrivere un romanzo, da dilettante, inesperto, esordiente, mi sono detto: come si scrive un romanzo? Ah, mi sono ricordato alcune cose che ho sentito dire delle scuole di scrittura, che non ho frequentato e non frequenterò mai, perché mi sentirei immediatamente inadeguato, finirei per non scrivere il romanzo, quindi è meglio che non la frequenti, così mi illudo di saperlo scrivere. E si prepara con i fogli, non una mappa, la storia, l'inizio, l'intreccio, quello che succede, i vari personaggi, le caratteristiche, come interagiscono. Ma io ci ho provato, avevo un fogliettino, mezzo foglio, tre, dopo un quarto d'ora, l'ho pallottolato, l'ho buttato via perché mi stavo annoiando mortalmente. Ma se io mi annoio, e quindi ho cominciato, avevo in mente dei personaggi, ma alcuni non sono diventati quello che io pensavo diventassero. Qui ci vogliamo nella parapsicologia e riderete di me, mi sento autorizzati a ridere di me, ma tra poco ho avuto la sensazione che questi personaggi mi parlassero e mi chiedessero di fare delle cose, mi chiedessero più spazio. Uno soprattutto, che è Bottolo. Bottolo, nella mia intenzione, doveva essere una maschera. Ci sono tutti i personaggi che sono delle maschere. Le maschere entrano in scena, sul palcoscenico del primo romanzo, fanno sempre la stessa cosa ed escono e fanno ridere, e la risata deriva dal fatto che appena entrano in scena il pubblico si aspetta, sa che cosa succederà, e quindi la risata, il piacere deriva perché accade quello che uno sa che accadrà. Cosa accade per l'Arlecchino? È sempre uguale a se stesso. E le varie maschere. La giornalista locale, che voi direte, ma come sei esagerato, come sei cattivo, e purtroppo esistono, anzi sono stato anche tenero per certi versi, non ho voluto calcare una mano, è una maschera,
fa sempre la stessa cosa, è sempre una persona servile, sciocca, stupida. Bottolo doveva essere un personaggio, un anziano, alto alto, lungo lungo, probabilmente affetto da una qualche forma di Asperger, di cui però non sono esperto, so che non c'è uno uguale all'altro, una qualche forma di... che ogni tanto si alza, va alla finestra, guarda verso il cielo, che sia giorno o che sia notte, e poi torna a sedersi e fare il suo corpo. Fa sempre questo gesto, ripetitivo. Ma quasi subito Bottolo mi ha detto: guarda che io ho una storia interessante da raccontare. E quindi sono stato provocato e la storia di Bottolo è nata così, dalla sua esigenza di avere una sua vita interessante, una sua vita ricca, di un personaggio che non potrebbe essere piatto e banale, che cosa mai avrà da raccontare uno che è un pochino, non del tutto in sé. E anche lui e me, abbondiamo con le persone ferite, non ha mai avuto il padre, la madre se n'è andata dopo pochi mesi, i nonni l'hanno sbrogliato agli zii, che vedendo che era molto intelligente ha detto: che ci tocca mantenere l'università, ci costa, quindi vai ragazzo, vai a lavorare. E si è trovato solo, poi se n'è anche presa una cotta per una ragazzina del paese, nel momento in cui si chiama, gli dà una lettera, se è cosa questa ragazzina ha scelto, che ragazzo bello e ricco, della famiglia ricca del paese. E a quel punto che cosa può fare Bottolo? Ma a quel punto Bottolo non è solo Bottolo, è il Bottolo che è in ognuno di noi. C'è una persona che ha avuto delle sconfitte, ha subito delle sconfitte, è stato bastonato da queste sconfitte. Che cosa fa? Si lascia andare? Si azzittisce? Rimane immobile? Lascia che la vita faccia di lui quello che deve fare? Sarebbe finito in un qualche istituto, periodicamente assistito, caritativamente assistito. No, Bottolo da qualche parte, non so dove, trova la forza di scappare. E anche qui c'è una lezione di Tolkien in Albero e Foglia. C'è fuga e fuga. C'è la fuga del disertore, che è la fuga vile di Jacques Codarda, esemplabile. Ma c'è anche la fuga del prigioniero, che è la fuga coraggiosa e impavida di chi si libera dalle proprie catene e scappa. E questa è la fuga di Bottolo. E Bottolo, un po' come un Forrest Gump italiano, si mette in cammino. Te le dà una qualche meta, vado a cercare mia madre, sa che non la troverà, vado in Svizzera, vaga per la Svizzera, poi continua a camminare, continua questa sua fuga, e va, arriva in Francia, poi va in Lussemburgo, poi arriva in Belgio, d'Alvezza, e vede una nave. E quella nave decide che sarà la sua casa per i successivi 20-30 anni. E questo, se vogliamo, Bottolo non è solo Bottolo, ma è il Bottolo che magari, anche solo per 5 minuti della nostra vita, è stato noi. E io sono stato, in quei momenti della vita, sono stato un Bottolo. Poi è chiaro che il romanziere non può abbandonare Bottolo così, bisogna che abbia una qualche ricompensa, perché è giusto che si riequilibri. Tanto dolore, tanta sofferenza, solitudine devono avere una ricompensa. E sono stato felice di concludere il secondo romanzo, non dico come, per chi non l'ha letto, facendo il regalo più bello che Bottolo poteva ricevere nella vita. L'ho premiato e ho goduto molto quando ho chiuso facendo questo immenso regalo al povero Bottolo. Ecco, sì, parlando sempre di personaggi, hai, diciamo, contrapposto i costruttori ai distruttori, di fatto chi si impegna a costruire e chi invece distrugge ogni qualcosa di buono che è fatto, insomma, all'interno delle comunità. Ecco, anch'io, insomma, leggendo i tuoi romanzi, fondamentalmente mi è venuto da distinguere fra personaggi simpatici e personaggi antipatici, cioè alcuni personaggi a pelle proprio piacciono, nel senso sono simpatici, sono magari anche carismatici, voglio dire, altri invece proprio si percepisce che sono lì per distruggere e per ostacolare ogni qualsiasi minima iniziativa. Ecco, ad esempio, a me era piaciuto molto, è piaciuto molto Tarcisio come personaggio all'interno
del tuo romanzo, insomma, dove la storia vera e propria viene a galla, diciamo, nel secondo romanzo, no? Ecco, per cui Tarcisio è l'esempio di una persona che ama la propria comunità, è l'esempio di una persona che si dà da fare e in realtà dopo nel secondo romanzo appunto riusciamo a capire anche degli altri passaggi interessanti collegati insomma ai suoi trascorsi, alla sua infanzia, un incontro insomma con il padre che in un certo senso ripeto, è un po' diciamo ci fa un po' destabilizzare rispetto a quando insomma eravamo arrivati finora appunto come lettura, ecco. E quindi tantissimi personaggi, costruttori, distruttori, simpatici, antipatici, ecco. Prima di dare la parola, dico una cosa su Tarcisio, che la devo dire. Tarcisio è un romanzo al barbiere di Bosso, che è stato il mio primo barbiere, appena sono arrivato qui. Non c'è più la sua bottega perché è stata inglobata dalla farmacia, qui sotto, non lontano, appena si esce da qua a sinistra. Tarcisio purtroppo se n'è andato, è stato ucciso da un tumore al fegato in pochi mesi, poco prima del Covid. Per una singolare coincidenza, quando abitavo a Como, ad Albate in particolare, il mio barbiere si chiamava Tarcisio. Da cui si deduce che tutti i barbieri si chiamano Tarcisio. No, vuol dire che non tutti i barbieri si chiamano Tarcisio, non tutti i Tarcisio fanno i barbieri, però questa è una coincidenza che mi ha quasi obbligato a chiamare il barbiere di Tre Ponti Tarcisio. È un omaggio, chissà se da lassù si è divertito questa idea, poi ha detto ma cosa mi combini, io non sono quello, non mi sono sposato con una bielorussa, ma sto facendo della stazione spoiler. Tarcisio, sì, Tarcisio, la sua vera storia viene rivelata nel secondo capitolo, come il passato di Don Ulisse, che nel primo romanzo io non rivelo, rimane misterioso, ma molto viene rivelato nel secondo romanzo. Quindi bisogna avere pazienza, andare avanti, e molte cose vengono rivelate. Altre cose non le dirò mai, perché loro non me le hanno dette. Ad esempio, come è fatto Don Ulisse? È alto, è basso, è magro, è grasso, quanti anni ha? Biondo, nero, grezzolato, non lo dico. Ognuno di voi sono immagini. Io spero che nella vostra vita, almeno una volta, almeno uno, abbiate incontrato un prete bravo, con il quale vi siete sentiti a casa vostra, accolti. Almeno uno. Che dici, Don Paolo? Qui abbiamo qui un prete, quindi devo stare attento come parlo, c'è il clero che ci sorveglia. E almeno uno l'abbiamo incontrato, oppure se non l'abbiamo mai incontrato perché siamo veramente molto, molto, molto sfortunati, immaginiamoci come potrebbe essere, anche fisicamente. Ecco, a Don Ulisse ognuno di voi dia le fattezze del prete con cui ha avuto un bel incontro. E quindi non ho voluto dire come è fatto, come è alto, come è magro, non lo dico, cose che probabilmente per un romanziere contravvengono tutte le regole delle scuole di scrittura, in cui probabilmente si dice che bisogna descrivere accuratamente, in modo dettagliato, tutti i protagonisti che mettete sul tavolo, e di alcuni non dico nulla. Ecco, allora, facciamo un sondaggio. Che dici? Sentiamo fra il pubblico qual è il personaggio più apprezzato, più amato. Cosa ti ha ispirato a scrivere dei romanzi da giornalista? Me l'hanno chiesto, me l'ha chiesto l'editore, e appena me l'ha chiesto mi sono detto, ma è quello che volevo fare da sempre. Però se non me l'avessero chiesto, talvolta abbiamo bisogno che la vita ci offra questa fortuna di qualcuno che ci fa capire i nostri desideri, che erano ancora dentro di noi ma che non avevamo il coraggio di far emergere. Potresti domandarmi però, Giuseppe, ma perché non ho chiesto proprio a te di scrivere un romanzo che non avevi mai scritto uno? Con tutti i romanzieri cattolici che ci sono in giro per l'Italia, pluri premiati, conferenzieri di qua e di là, che hanno rubriche di qua e di là, di destra, di sinistra, di centro, poi, cioè sono in tutti i colori, c'è solo l'ignoranza della scelta, troppe da me sono venuti, perché credo, non lo so perché non gliel'ho chiesto, avevo paura di sentirlo dire,
abbiamo chiesto ad altri 40, hanno detto di no, quindi siamo arrivati a te. Questa è la risposta che temevo di sentirmi dire, come quando ti invitano a qualche convegno a parlare e mancano 4 giorni e ti domandi chi sono gli altri che hanno rinunciato per arrivare a me 4 giorni prima, ma non voglio saperlo. Comunque i panchinari del calcio, quelli che entrano e fanno gol, sono preziosissimi. In ogni caso, credo che nella mia... ho scritto 2 biografie. Queste biografie, avendo purtroppo indigeste le agiografie, io non so perché, con tutto il rispetto, ce ne sono di meravigliose, ma io non sono mai riuscito a leggere una vita di un santo scritta come si scrivono le vite dei santi, dei beati o aspiranti tanti. E quando me l'hanno chiesto, la prima volta ho detto sì, però io le biografie dei santi, le biografie non le so scrivere, anche perché faccio fatica a leggere, figuriamoci se posso metterle a scrivere. Ma proprio per questo che glielo stiamo chiedendo, vogliamo una cosa diversa. Che qua, se volete una cosa diversa, vi servo di barba i capelli, ve la faccio completamente diversa. Mi è piaciuto dal punto che altri l'hanno letta e me l'hanno chiesto un'altra. Quindi, biografie che erano già una sorta di romanzo. Per quanto riguarda la fantasia, poco prima della richiesta, per ancora, altri avevano fatto una proposta un po' assurda. Ossia, in occasione della festa dei nonni, la festa degli angeli custodi, a settembre, se non sbaglio, pubblicano, ogni anno pubblicano un piccolo librino da 3 euro, cioè poche pagine, in tutto sono 30-35.000 battute, quindi un capitolo di un libro, che sia fatto in modo che anche un bambino, un nipotino, possa regalare i nonni, 3 euro, si può fare. Mi hanno chiesto la storia dei nonni di Gesù. Che bello, non Gesù fammi pensare, ah sì, Gioacchino e Anna. Dico, ma dove posso trovare la vita di Gioacchino e Anna? Non si sa niente di Gioacchino e Anna. Siccome non si sa niente? Sì, si sa. È una pagina e mezza del proprio Vangelo di Giacomo, i famosi Vangeli apocrifi, che a me si chiamano poi Vangeli ipocriti, cioè pericolosi. Il catechismo ci diceva che i Vangeli apocrifi non andate a leggere quelle cose, ci sono qua Vangeli apocrifi, quelli da cui che ne conosciamo, perché dal quarto Vangelo di Giacomo Fabrizio D'Andrea ha fatto 2 o 3 canzoni della La Buona Novella, l'infanzia di Maria, eccetera eccetera. Una pagina e mezza del quarto Vangelo di Giacomo, Forena deve creare 35.000 battute. Come fa a farlo? Io l'ho fatto, non ti dico come, se no non lo comprerai mai. Adesso tu vai su YouTube, su Google e ordini che ci sono con i nonni, però evidentemente quelli li ha convinti che era abbastanza folle, avevo sufficiente fantasia per poter scrivere la storia guareschiana. Don Paolo. Sì, sulla figura del prete, ecco, io onestamente mi sono anche molto ritrovato. Mi è piaciuta e in un certo senso mi ha anche coinvolto. E perché mi è piaciuta? Perché ho visto dentro anche una grande spiritualità. Per cui io credo che in virtù di questo personaggio, e non solo perché prima citavo il mondo, ecco, alcuni personaggi siano anche spiritualmente plasmati. E mi chiedevo, ecco, se ti eri ispirato a qualcuno in particolare o se era frutto, ecco, di una tua riflessione o di un tuo desiderio. Prima accennavi un po' sta cosa, ecco, del leader debole, come dire, e che a guardarlo non è certo Don Camillo, ecco. Anzi, verrebbe quasi dire un anti Don Camillo. Ho in mente la scena del film dove prende il tavolo e lo lancia, no? Ecco. E appunto così volevo chiederti un po' di più su questo prete, su come mai lo hai ti è uscito così, insomma, dopo logico che, come dicevi, i personaggi vivono un po' di vita propria e non li dobbiamo solo raccontare. Ma... grazie, bellissima domanda. Tra parentesi, proprio oggi sul Corriere della Sera c'è una pagina intera di intervista
ad Alberto Guareschi, figlio di Giovannino Guareschi, che dice come padre fosse furibondo con sia lui sia poi Comencini, che secondo lui avevano rovinato i suoi romanzi facendo il film. Noi che siamo così contenti del film, molti hanno visto i film ignorando addirittura che fossero tratti da dei racconti, quindi pensate un po' che storia. Mi ha un po' meravigliato, perché in realtà io avendo letto i romanzi, avendo visto il film, li ho trovati abbastanza fedeli, quindi mi sono dovuto ricredere, bisogna che prendano in mano le cose. Don Ulisse non esiste, o forse esiste un po' dappertutto. E come mi piacerebbe essere a me? Io, come magari da tutti gli autori, sono un po' dappertutto. Qualcuno in altre presentazioni mi ha detto, ma quello è il tuo alter ego. Dico, ce ne fosse solo uno di alter ego, io sono molto, sono Don Ulisse, sono soprattutto Raffaello Brunelleschi, quello che è palese. Quando si descrive il salotto di Raffaello Brunelleschi, è il mio salotto, c'è la mia pendola, la mia libreria, però solo chi conosce casa mia dice, ma questa casa l'ho già vista da qualche parte, sono io, ma sono tante, tantissime altre persone, sono in Tarcisio, sono in Don Ulisse, le volte che dice, deve fare anche le cose apparentemente più semplici, dice, non sono capace, non ci riesco, e c'è la voce interiore, che è la voce della sorella Elvezia, che dice finiscila, alza il sedere, la sedia e vai, che ci sei sempre riuscito. Ed è tutto un dialogo interiore che poi proietto fuori tra il parroco e la sorella. Don Ulisse è quel leader che costruisce convocando. Io sono quello convinto che riguarda tutte le comunità, anche quelle più sfasciate, quelle ancora non esistenti. Riguarda anche la parrocchia di Bolso, parrocchia di Crespano, chissà quante altre, che c'è un sacco di gente al quale non bisogna fare l'esame di coscienza previo, ma aspettano soltanto di essere chiamati e coinvolti, di essere accolti e dire mi interessa, vieni a fare ciò per cui sei bravo, sei chiamato, hai delle competenze, hai delle passioni, vieni, c'è posto per te, hai un gruppo dove potrai essere te stesso e fare le cose che da tempo sognavi di poter fare. L'inclusione, come poco a poco si crea il gruppo attorno a Don Ulisse. Prima Don Ulisse ha i miei stessi gusti cinematografici, anche questo è evidente, quindi capisco, mi dispiace per chi non ha visto quei film, quindi me ne scuso, ma prima c'è i Magnifici 7, poi c'è Spocca Dozzina, poi non siamo di più, che l'altro è il film vado a prendermi, e a poco il gruppo si ingrandisce. Ma pensate come avvengono queste chiamate, quasi non avvengono, è come una calamita, è un elemento catalizzatore che raduna le forze positive del paese. Sono forze di minoranza, la maggioranza del paese non è come lui, lo ignora. Probabilmente la maggioranza di Tretonchi neanche si accorge che per un anno è stata l'amica che è tornato. Poi non se ne frega, è stata di fatti suoi, però costruisce la chiamata di Sven Hamrin, dirigente svedese della ditta svedese fiscale pescara, che è la traduzione di svedese di Fischer e Paykel, ma questo lo capisci solo che è fissato come me, se non c'è più, hanno cambiato nome, però per dire come poi ci si ispira sempre a quello che è sotto il naso, ho tradotto in svedese il nome inglese dell'azienda importantissima che abbiamo qui a Bolso. Questa azienda, questo dirigente svedese, luterano, dice finalmente qualcuno, sono qui, questa comunità, finalmente qualcuno mi chiede qualcosa. Quando Don Ulisse se ne va, non c'è più lui, ma le cose vanno avanti comunque tranquille. Vedi delle opere che vivono e cresceranno ancora anche senza di lui. Tu sei molto coinvolto in questa storia, pensiamo a Don Paolo Chiavacci, che se n'è andato all'improvviso, un po' come Don Ulisse per non tornare più, eppure è rimasto perché in 40 anni la sua opera è continuata e anzi si è moltiplicata. Vuol dire che quello era un leader positivo, che non legava tutto a se stesso. Mi spaventano, caro Don Paolo, te lo dico perché tu non sei così. Mi spaventano i preti che accentuano su di sé, che scambiano l'altare
per un palcoscenico dove esibirsi, dove creare effetti speciali. E attirano un sacco di persone, la chiesa si riempie, io dico, vedete, vedete quanta gente va, vuol dire che funziona, perché sono in tanti. E a me vengono i brividi, perché quando poi non c'è più la chiesa si svuoterà, perché non è così che si fa. L'ultima cosa, l'incontro di Donis e Bottolo. Allora, il problema è di farli incontrare. Allora, il narratore cosa fa? Devo far incontrare Bottolo, che torna da 40 anni di navigazione e viene sbarcato, si fa piedi da Aversa, torna a Bosso, dove va? Va nell'unico posto che si ricorda dove è stato bene, c'è anche la scolina che lo coccolava e gli faceva da mamma, le raccontava le storie. E dove va? Va alla scuola materna, si siede, è stanchissimo, sfatto, ha camminato tanto e si addormenta. A quel punto come incontra qualcuno? Chi? Don Ulisse, come si incontrano? Don Ulisse lo vede, lui si sveglia, che cosa fa il prete Don Ulisse? Chi sei? Cosa fai? Da dove vieni? Cambio le carte d'identità? Sei battezzato? Sei cattolico? Non riuscivo a trovare, mi sembrava tutto così stupido, così anche cattivo, così inadeguato, così falso. E ho pensato, la cosa più bella che possa fare, più vera, è di dargli la mano e dire, dai, andiamo a casa. Basta. E Bottolo capisce nettamente che di quella persona, che poi è comprende casualmente, si può fidare. Ed è così che quella canonica, per la quale mi ispiro, dico tranquillamente alla canonica del Bosso del Grappa, perché nella mia mente me la immagino esattamente così, vuota, tragicamente vuota, disperatamente vuota, oscenamente muovo, che cosa ne faremo? La buttiamo giù, facciamo un bel fast gigantesco, la vendiamo, facciamo scary, Cosa non lo so cosa sia, non ho la soluzione, comunque sia, lo porta in quella canonica e lo accoglie semplicemente. Poi quando Bottolo, molto tempo dopo, fuori da quella porta della scuola materna, trova una ragazzina di 15 anni, che ha dei grossi problemi, anche lei è una bambina, una amante, una bambina probabilmente anoressica, e lo vede che lì, esattamente come lui era stato poco tempo fa, che cosa fa? Fa quello che è stato fatto con lui. Gli dà la mano e dice, vieni con me, e lei sa che si può fidare, e lo porta a casa da Venezia. Se qui andiamo in parrocchia in questo momento, ecco, questa si chiama evangelizzazione per me. Ossia, fare quello che secondo me Gesù Cristo avrebbe fatto in quelle circostanze. E per me Don Ulisse fa quello che farebbe Gesù Cristo, probabilmente il mio Gesù Cristo, che non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, è il mio di fantasia, è immaginario, siamo d'accordo. Questo è Don Ulisse. Mi ponevo questa domanda quando Don Ulisse andava. Quando va alla Minga ha dei problemi grossi, perché è sempre sull'orlo della depressione, come un'altra percentuale di credenti italiani, e non approfondiamo, ma tu lo sai meglio di me perché li conosci, sono sempre lì, quindi dico, lì se hanno una botta particolarmente forte e non hanno nessuno che li soccorre, ci cascano. E per un po' Don Ulisse ci casca. E a quel punto chi lo salva? Lo salva colui che lui ha salvato, che è Bottolo. Lo salva con lunghi discorsi, facendogli la psicanalisi, dandogli le pasticche, no, offrendogli un oggetto totemico, oserei dire, un gattino nero. E anche qui abbiamo un simbolo di qualcosa che racchiude. Il gatto è una chiave, è una porta che ti spalanca nel cuore delle stanze dove finalmente vedi la luce. Lucifero, infatti, si chiama il gatto. Allora, Don Ulisse chiaramente all'interno del romanzo ha più spazio di tanti altri protagonisti, di tanti altri personaggi, diciamo, ecco. Ad un certo punto compare anche Don Osvaldo, che però, diciamo, gli dà un ruolo un po' più marginale. È praticamente l'opposto di Don Ulisse, nel senso.
Ti sei ispirato a qualcuno in particolare? Non ti conto l'invito di fare questa domanda, non mi ricordo più, che abbiamo parlato un libro per non fare queste cose. Un pietoso velo di silenzio, caro, no, perché non voglio né offendere, ho nutro un giudizio, però è il mio giudizio ed è sempre, sono sempre pronto a cambiare idea, ma al momento nutro un giudizio tragico di confronti di certe figure di ecclesiastici youtuber, influencer, che di moda, e ho i brividi quando vedo che vengono assunti, sponsorizzati dalle autorità ecclesiastiche. Quindi, dovendo esagerare, dono sguardo, dovendo dare a manifestare i miei timori, i miei terrori, la mia paura più profonda, lo faccio andare, faccio avere un incarico in Vaticano, cioè la cosa più terribile che possa succedermi. E quindi ho dato, ho praticamente come nemico un film di Stephen King, ho creato questa immagine onorifica di Don Osvaldo in un dicastero Vaticano, che per il momento non esiste, ma se un giorno lo creassero voglio una medaglietta, perché l'ho indovinato, non esiste questo dicastero. Però con l'aria che tira potrebbero anche crearlo, sai, non so. Sentiamo, non costringetemi a stanarvi, perché c'è qualcuno che deve assolutamente dire qualcosa. Intervengo con questa domanda, domando il punto positivo per chi lo legge, mi venisse corroborato. Però ti sei anche permesso di fare una cosa per cui ti ho mandato quel breve messaggio, cioè fare una lezione di religione. Parla a me di quella lettera di Corinto. Come mai l'hai sviluppata così bene, insomma, e l'hai affrontata in quel modo? Zio dice che no. Scusa, forse, ma è vera, non è falsa. Non è che mi sto prendendo qualche secondo per rispondere, Zinio, stai tranquillo. Non è che sto indugiando, non sto temporeggiando, no, adesso ti rispondo. Che ci sia riuscito bene mi fa rossire, perché ho sempre il timore di aver fatto un pasticcio colossale, che qualunque biblista si metterebbe a ridere o piangere, non so, comunque mi darebbe un votaccio. Sono due letture contrapposte, diametralmente opposte, del famoso inno alla carità che tutti noi abbiamo, anche se non frequentiamo particolarmente chiese da prete, ma la carità non si inorgoglisce, la carità, insomma, se io non avessi la carità fossi più sapiente del mondo, sarei come una campagna che spam, che fa spam. Però c'è una lettura al contrario. A me serviva perché dovevo comunque spiegare da dove arriva la divinità di cuore e la perfidia di Odoacre. E dovendo dare un'origine a questa cattiveria, ho pensato a una lezione del nonno, che è un altro personaggio perfido, che è l'unica persona che faccio morire, sono molto giustamente. In realtà l'ho fatta morire per potergli fare il funerale, ma questo è un altro discorso. È da lì che nasce Zio. È una lettura esattamente all'opposto dell'inno alla carità. E questo, a mio modo di vedere, lo rende ancora più importante e ancora più centrale, non solo per la storia della cristianità, ma per la storia dell'Occidente. Per la nostra storia possiamo essere credenti, credenti tiepidi, non credenti, accaniti anticlericali, ma l'inno alla carità, quel brano di San Paolo è dentro, ci scorre nelle nostre vene. Non ce ne possiamo liberare, possiamo fare come Odoacre, giocarcelo al contrario. Di più non ti so dire, mi fa piacere che tu l'abbia apprezzato, perché se in altre parti dei miei romanzi sono andato veloce come un fulmine e l'ho scritto con una rapidità esagerata, quei due passaggi sono stati molto meditati
e anche un po' faticosi. Grazie zio. A pagina 79
del primo romanzo, a proposito del progetto della sala giochi, Pino, che è anche il figlio di Antonio Marco Bragadin e si trova spesso in contrasto con lui, e questo insomma... E anche la sorella! Sì. Pino dice, ci vogliono soli, isolati e infelici, perché così diventiamo insicuri, consumatori docili e cadiamo in braccio a chiunque ci prometta che allieverà la nostra ansia. Allora non sono solo romanzi divertenti, c'è anche uno scontro fra questi modelli di società. È meglio cercare di farlo capire che in fondo non sono tanto leggero, ci sono dei temi importanti, il tema del gioco d'azzardo, lo so che è il mio cavallo di battaglia, che ho scritto un libro, ma adesso non vorrei dispiacere agli amministratori locali, perché mi metto nei loro panni e so che cosa vuol dire. Ma è interessante che non solo qui a Bosso, ma un po' tutti i comuni della Pedemontana, in questi quasi cinque anni io ho proposto, dicendo io ho avuto la fortuna con da più psicologo e con di due o tre maggiori esperti di gioco d'azzardo patologico in Italia di scrivere questo libro che non esiste ancora in Italia. È un libro importante, 300 pagine, è importante fare prevenzione nelle scuole, fare gente. Siamo riusciti a organizzare un incontro in patronato a Crespano pochi mesi fa e l'Università Libera della Solano mi ha ingaggiato per due lezioni. Altrimenti ho sempre visto sguardi smarriti, non infastiditi, ma stupiti. Quindi qualcuno ha avuto il coraggio di dirmi, ma la gente questa cosa non gli interessa. Una parrocchiana molto importante, una laureata, un leader della parrocchia, mi ha detto chiaramente in faccia con la... e ho apprezzato la sincerità. Io un incontro come questo non ci verrei mai. Va bene, incassiamo. Incassiamo. Però mi domando, degli educatori, che siano genitori, insegnanti, amministratori, se anche gli amministratori svolgono un ruolo educativo, che cosa devono fare? Dare alla gente sempre e solo quello che la gente desidera? Oppure ogni tanto è bene dare alla gente ciò che è bene dare alla gente, che la gente lo desideri o che non lo desideri. Guardate che è vero che la gente non desidera sentir parlare di gioco d'azzardo. Volete che non lo sappia? Volete che non lo sappia? Il primo libro l'ho scritto nel 2014, sono quindi 9 anni che giro poi l'Italia, pochissimo. Lo so, ma il problema è che non è che la gente non lo desidera, la gente ha paura, perché la verità che non vogliamo raccontare a noi stessi, che per l'azzardo patologico, per l'alcolismo, per la droga, che sono dipendenze diverse, due sono da sostanze, uno da un oggetto, da un comportamento, ma che scatenano nel cervello dei meccanismi singolarmente uguali, tanto che si curano più o meno nello stesso modo. Ebbene, tutti noi, sono sicuro, tutti noi abbiamo, io non voglio un parente, un amico, un conoscente che cerca tutto dentro. E questo fa male. Nessuno mette la bandierina a balcone, qui c'è un tossicodipendente. Mio marito è un alcolista, si tende a tacere. Anche l'altra settimana ho sentito la storia della moglie, di un'amica, di una mia amica, che si è scoperto all'improvviso che si era mangiato tutti i risparmi. Durante il Covid ha scoperto il gioco, la moglie pensava che facesse giochetti tipo Ruzzle, queste cose qua, invece stava giocando online, stava scommettendo online. Si è mangiato fuori tutto. Sono 200.000 gli italiani con le loro famiglie. E allora come puoi dire che non mi interessa? Ci deve interessare, la gente non è vero che non interessa. Non può che sentirne parlare. Meglio fare la sagra della birra, meglio fare la birra, chiamare tanti pochettini, meglio fare questo. La gente è contenta, accorre, viene.
La gente non lo desidera, ma dobbiamo sempre soltanto offrire alla gente quello che la gente desidera? A Tre Conti c'è un incontro sull'azzardo. Viene impiegato il giornalista Ercole Oldofredi. Chissà chi è. Via Ercole Oldofredi, la strada in cui ho abitato a Milano per 6 anni, che finisce in piazza Carbonara proprio davanti al Palazzo di Avvenire. Quindi, ma questo lo sa soltanto chi mi conosce, è stato a casa mia negli anni 80, poi giornalista di Avvenire. Ercole Oldofredi sono io. E ho riscattato la mia esperienza che ho fatto più volte. Essere chiamato, magari da un bravo parroco, da un bravo amministratore, di trovarci in 15-20 al massimo, e poi essere ospitato in canonica, dove la sorella del parroco fa lo spezzatino con la polenta, e dormire nella stanza, in genere non riscaldata, ma purtroppo sono cose che capitano, e l'ho fatto più volte. Più volte. E quindi è la mia esperienza. Tre Conti non accorre quando Don Ulisse e anche il sindaco Achille organizzano questo incontro. Sono poche persone, sono gli amici, i loro amici stretti, ma non è un buon motivo per non farlo. Vi chiedo scusa, spero di non essere interpretato in senso polemico, ma credo fortemente che non possiamo, né come genitori, né come insegnanti, né come educatori in tutti i sensi, dare alla gente sempre e solo quello che la gente desidera. Perché una politica, ad esempio, che è fatta nel dire alla gente ciò che la gente desidera sentirsi dire e basta, è morta. Ti dà dei consensi, altro che voli al 30, 40, 50%. Sei un cadavere che cammina, sei destinato a morire. Scusa se... Ma per dire no, perché sono romanzi leggeri, divertenti, no? Però sotto ci sono anche questi temi un po' fastidiosi che mi piace e penso che ci tornerò in Tre Conti 3, perché sto pensando a un vilain nuovo, un vilain è il cattivo nella letteratura, l'antagonista del buono. Qui ci vuole un vilain che sia più vilain di Odoacre, e in particolare mi sono accorto che le donne le trattate troppo bene. Sono tutte buone, tutte figure positive, quindi sto sviluppando e ho già quasi individuato una figura di vilain, una donna che sarà cattiva, ma cattiva che mi leghi a confronto è un cioccolatino. E questo è tutto. Molto difficile, in cui l'Andi si trova in mezzo nel tentativo di mediare. Don Landi non fa la geografia di Milano, però ho trovato alla fine qualcosa che mi ha detto, questo lo devo leggere stasera. Perché ho scoperto che, senza saperlo, uno dei miei scrittori è Milani, lo sapevo proprio. In base alla mia esperienza, scrive Don Mario Landi, posso dire che la scrittura di Don Milani è terapeutica, guarisce dal pessimismo e dalla tristezza. Perché l'avete detto? Qualunque cosa si legga, ci si sente sempre di portare al centro e all'essenziale. È una lettura che diverte, cioè, secondo l'etimologia della parola, fa cambiare direzione, fa passare da uno stato d'animo a un altro, porta dalla frammentazione all'unità, dalla sfiducia alla fiducia, dalla responsabilità alla responsabilità, dalla resa all'impegno. Ho detto, che bello se anche io fossi riuscito anche solo all'1% a fare questo. Se anche per me la parola divertire significasse questo, ci porta fuori dal mondo individualista per farci entrare in quello che Don Milani ha dimostrato possibile con la sua vita, il mondo dell'amore di Dio, da lui ricevuto e da lui ridonato nella persona dei poveri. Allora, poiché Marco Gollin ha dedicato a questa serata tanto, tantissimo tempo, tempo gratuito, tempo generoso da autentico volontario. Io non lo guardo in faccia perché sta diventando paonazzo, immagino, sì, sì. Però è l'ora di dirlo. Il tempo è prezioso. Nel momento in cui scrivo il mio romanzo, scrivo anche un semplice articolo come quelli che scrivo per Avvenire in questo momento, 2300 battute, 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 20 secondi. Chiedo a una persona di dedicarmi 1 minuto, 2 minuti, chiedo a una persona di dedicarmi 4-5 ore.
sta facendo una cosa molto rischiosa e sta chiedendo moltissimo ai lettori. Chiedo il dono del loro tempo, che è la merce più preziosa che voi avete, sia una merce. Infatti tutti lo vogliono, pensate alla televisione commerciale, che cosa fa? Vende ai sezionisti il vostro tempo, il tempo che passate davanti alla televisione. Tutti vogliono il vostro tempo. Io ho la faccia tosta di avervi chiesto 3-4 ore per leggere un mio romanzo. E ho chiesto, abbiamo chiesto a Marco Bonini di dedicare 1, 2, 3 ore a tutto leggere 2 romanzi per organizzare un incontro di 1:30 questa sera. In teoria l'apporto costo-benefici non è assolutamente conveniente. Ma Marco l'ha fatto, non è la prima volta che lo fa, lo conosco da quasi 5 anni e devo dire che se c'è qualcuno che si merita un regalo è lui, in questo libro, tutto a suo conto di Mario Landi. Questo libro in questo momento diventa segno di conoscenza che l'ho fatto diventare matto, l'ho fatto diventare letteralmente matto, me ne pento, è stato di fronte a me. Spero che almeno in parte questo lo ripaghi della pazienza che ha passato. Grazie Marco. Grazie.